Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come potete vedere sono finalmente ritornato nella mia Batcaverna. Le condizioni di salute sono ancora un po' precarie. Da quello che ho capito mi ha detto la farmacista che avrà avuto sto virus intestinale epico che sta gironzolando. Però ho racimolato le forze, sono tornato a casa. Ho ancora un po' di nausea, ma comunque l'importante è non mollare. Oggi ritorniamo attivissimi sul canale YouTube perché ci tenevo a portarvi un video con quelle che sono secondo me le migliori tattiche e istruzioni da associare a questo determinato modulo per fare rimontoni clamorosi nelle situazioni di estremo svantaggio. In più, prima di andare a vederci le tattiche e le istruzioni e soprattutto a parlare della formazione, ci tenevo anche a dirvi un paio di paroline su due giocatori, ovvero su GT Bilso e Goran Pandev usciti in questi giorni, in maniera tale che vi dico la mia su questi due giocatori e posso darvi una mano a capire se vale la pena sbloccarli o meno. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, passiamo subito sulla schermata. Eccoci qua ragazzi! Quindi il primo giocatore di cui volevo parlare è appunto il centrocampista svizzero dell'Eintracht Francoforte, ovvero So. 1,84 m per lui, normale alto, 3 di skill e 4 di piede debole. Già per quanto mi riguarda sul work rate non ci siamo pienamente, perché questo normale alto è vero che è comunque una carta che dovrebbe fare il mediano, però io prediligo i giocatori che hanno alto alto, perché soprattutto nei moduli come il 4-4-2 o il 4-2-2-2 ti danno veramente una mano incredibile quando arrivano comunque in zona offensiva e hanno dunque la possibilità di poter fare un passaggio decisivo, anche di poter arrivare alla conclusione. Questo invece con questo work rate qui rimane un po' più passivo e un po' più arretrato rispetto a quello che è lo sviluppo della nostra manovra. Per quanto riguarda le statistiche, voi lo guardate, dite: porca miseria, velocissimo. Il tiro non ci interessa più di tanto. Passaggi sembra Pirlo de noi altri, 96 di corto e 90 di lungo. Poi livello di dribbling benissimo, quindi 86 di agilità, 84 di equilibrio, 88 di reattività, 87 di freddezza, 84 di dribbling, per non parlare poi della difesa, 87 di intercettazioni, 85 di lettura difensiva e 88 e 90 addirittura di forza e aggressività, quindi tutti i parametri che sono veramente al top, ma sta carta in game dorme. È totalmente inutile, regà. Perché innanzitutto ha il body type che non vedete qui, ma lo potete vedere su Footbin, che è lean, quindi praticamente sick e long, come diciamo dalle mie parti. E questo onestamente in mezzo al campo un po' lo fa stare non al top rispetto agli altri centrocampisti, che invece sono tutti quanti molto fisici e molto ben piantati fisicamente. Quindi nonostante le ottime stats, questo suo alle volte perde i contrasti con i diretti avversari e di conseguenza vi lascia spesso e volentieri a piedi e perde palla e l'avversario si invola tranquillamente. Non c'ha neanche queste leve lunghissime, perché sì, 1,84 m per carità di Dio è alto, ma non è quei colossi che magari si è solito utilizzare a centrocampo. E paradossalmente non è neanche presente come un Kessié, che per contrario è più basso, ma in game lo sentite tre volte tanto per quanto è spesso e grosso per l'appunto. Quindi onestamente per 100k, vista anche la difficoltà di andare ad ibridare un giocatore del genere, io questo solo eviterei, visto che ha deluso secondo me tutte le aspettative che uno si fa nel momento in cui va a vedere questa carta. Andiamo avanti poi con Pandev, che è uscito oggi quando sto registrando il video. Voi vedrete lunedì questo contenuto, quindi già sarà vecchio di 24 ore. 1,84 m, alto basso, sinistro il piede preferito, 4 di skill e 4 di piede debole. Già questa è una novità, perché l'unico attaccante 4-4 decente al momento è Mertens per una Serie A. Quindi paradossalmente questo si va a inserire comunque in un reparto dove abbiamo visto c'è un'estrema carenza sotto questo punto di vista. Poi per quanto riguarda le statistiche, abbiamo un 87 di accelerazione, un 86 di velocità scatto, 92 finalizzazione e 90 di tiro, 80 di agilità che è unita a 80 di forza per 1,84 m. Un po' mi fanno storcere il naso e mi fanno pensare che questo Pandev non sia proprio l'emblema dell'agilità, onestamente. Poi per carità di Dio, anche 84 di reattività, 86 di equilibrio, 93 di dribbling, buoni passaggi, torto il corto, però onestamente il consiglio che io che vi posso dare su questo Pandev è che se avete una Serie A e lo pagate estremamente poco, potete portarlo a casa, ma con un grossissimo ma,
se lo andate a giocare esclusivamente in un attacco a due con un giocatore molto più agile vicino, perché vi assicuro che questo è praticamente una boa piantata in mezzo al mare che fa una fatica tremenda a fare un po' di tutto. Quindi diciamo che se avete una Serie A anche un po' per il meme, visto che in testa c'è Crateri, ci può stare, però per quello che mi riguarda non è l'attaccante dei miei sogni, non è soprattutto l'attaccante che mi fa pensare che finalmente sia arrivato il centravanti che tutti si aspettavano in Serie A. Quindi questo per quanto riguarda una panoramica su So e Pandev. Per quanto riguarda invece il modulo di cui vi volevo parlare, che è quello che io utilizzo appunto quando sono in svantaggio, si tratta del 3-5-2, un modulo che secondo me è perfetto per diversi motivi. Innanzitutto perché abbiamo comunque due mediani che vanno a schermare la difesa a 3, che risente dell'assenza dei terzini, ma neanche troppo, perché appunto hanno l'aiuto dei due mediani. Abbiamo le due ali esterne che vanno in pressione costante sui terzini avversari e quindi mettono fastidio all'avversario nel momento in cui sta andando ad impostare la manovra e magari uscire dal nostro pressing. Tanto salutiamo il nostro amico Alfonso Alfix, che ha un canale YouTube di meme clamoroso ed è un ragazzo di Napoli, se non lo seguite vi invito a seguirlo. Come COC abbiamo quindi un giocatore che comunque sta tra le linee, in questo caso Messi, pronto ad imbeccare le due punte, e appunto le due punte che comunque spaventano l'avversario nel momento in cui si ritrova sempre costantemente questo ricambio di giocatori all'interno dell'area di rigore e non sa più chi deve andare a marcare. Quindi questo per quanto riguarda diciamo il concetto base del modulo, mentre per quanto riguarda le tattiche e le istruzioni che io vado ad utilizzare ovviamente sono estremamente spregiudicate. Utilizziamo un pressing costante per cercare veramente di asfissiare l'avversario fino a quando non abbiamo reconquistato il pallone. L'ampiezza 50 per evitare che i reparti siano troppo distaccati tra di loro, mentre la profondità 90 voglio che la squadra sia il più alto possibile in maniera tale da esercitare questo pressing costante nella maniera più efficace possibile. Per quanto riguarda invece l'attacco, abbiamo come costruzione della manovra equilibrato, perché non vado ad utilizzare magari una manovra veloce? Perché a differenza di quanto si possa pensare, tattiche di questo tipo, secondo me non vanno mai associate a degli schemi d'attacco troppo rapidi, perché potreste essere indotti a velocizzare troppo la manovra. Invece anche con un modulo di questo tipo dovete comunque essere bravi a costruire, a fare un determinato giro palla che vi permetta poi di arrivare in zona offensiva con criterio, perché se andate a fare delle giocate troppo rapide praticamente rischiate al 99,9% di buttare via la palla, l'avversario ve la recupera, voi siete tutti su per via del pressing, vi parte in contropiede e arrivederci, vi siete giocati la rimonta, anzi finite per andare ancora più sotto. Quindi attenzione sulla manovra d'attacco quando avete dei pressing così spregiudicati. Come creazione dell'occasione abbiamo inserimenti offensivi in maniera tale che gli attaccanti mi si ritrovano in posizione più avanzata, unitamente anche al fatto che come giocatore in area vado ad utilizzare Sette o in casi veramente estremi anche il massimo, quindi 10. Però di base utilizzo Sette, che mi garantisce un ricambio costante di giocatori che vanno ad aggredire l'area di rigore. Per quanto riguarda l'ampiezza abbiamo 50, quindi anche qua non un parametro eccessivo, perché io non voglio che i miei giocatori siano eccessivamente distanti tra di loro, altrimenti vado a sprecare tutto l'ipotetico vantaggio che mi si viene a creare utilizzando una formazione di questo tipo. Quindi come ampiezza rimaniamo abbastanza soft e abbastanza neutri. Per quanto riguarda le istruzioni abbiamo: resta dietro in attacco, in questo caso ai difensori centrali. Poi abbiamo ai due mediani: resta dietro in attacco e copri al centro, perché comunque questo asset qui deve garantirci un minimo di copertura, perché altrimenti siamo una groviera piena di buchi esposta alle minacce dell'avversario. Per quanto riguarda invece gli esterni, qualsiasi cosa possibile e immaginabile, taglia dentro, inserisciti alle spalle ed entra in area per il cross. Questo cosa vuol dire? Che l'esterno, giocando largo, cercherà appunto di andare ad aggirare la linea difensiva tagliando dentro, inserendosi alle spalle e andando ad aggredire l'area di rigore ogni qualvolta con i nostri giocatori appunto la andiamo a puntare. Con il COC invece abbiamo semplicemente rimani in avanti ed entra in area per il cross, quindi abbastanza stabile questa istruzione, in maniera tale che il COC è il nostro praticamente perno di riferimento che va a fare poi da
rifinitore ultimo per imbucare le due punte o per imbucare due esterni che arrivano a supporto. E per concludere andiamo a utilizzare sulle due punte inserisciti alle spalle, perché avere queste due frecce che si buttano dentro costantemente mi libera spazio sia all'avanzata del COC che può servire le due punte già dentro l'area, ma anche e soprattutto spazi per gli esterni che arrivano a dare una grandissima mano. Quindi questo per quanto riguarda, raga, modulo, tattiche e istruzioni che io utilizzo per recuperare le partite, che secondo me sono veramente, veramente il top. Quindi raga, per questo video è tutto, fatemi sapere che ne pensate sia del modulo, delle tattiche, delle istruzioni di Pandev, soprattutto se le avete sbloccate, le avete provate, se siete d'accordo con me o che ne pensate. In descrizione trovate tutti i vari link dei miei partners, delle live giornaliere sulla piattaforma Viola. A me non mi resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata, un saluto nella Liberosa, ciao!